Ciao a tutti, io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su Harry Good Pretty Cure. Sigla! Le Harry Good Pretty Cure è una serie molto carina, anche se non è stata sviluppata molto bene causa problemi che sappiamo bene, perciò non è che mi piaccia tantissimo. Ma iniziamo subito con la domanda del giorno: qual è la vostra cure preferita di Harry Good Pretty Cure? Le mie sono Cure Spark e Cure Heart. E ora iniziamo con le curiosità. 1. Questa è la prima stagione in cui le ragazze si trasformano usando la bacchetta. E anche la prima stagione in cui le fate partecipano direttamente alla battaglia entrando a far parte dell'arma. 2. Il 20 aprile 2020 è stato annunciato che l'anime sarebbe andato in pausa per un importo di tempo indeterminato a causa del virus. Durante quel periodo le repliche degli episodi già trasmessi sono stati mostrati durante la fascia oraria regolare. Il 28 giugno la serie è ripresa la sua regolare cadenza settimanale. Questo ha comportato che la stagione fu ridotta a 45 episodi, rendendo Harry Good la stagione più breve del franchising. E la stagione si concluse il 21 febbraio, rendendola l'ultima che una stagione finita, perché di solito finiva sempre a gennaio, così che la nuova stagione partisse la prima settimana di febbraio. Facendo ciò, anche il suo film, che sarebbe dovuto essere rilasciato a autunno 2020, uscì invece a marzo 2021, perché è stato invece rilasciato il riprogrammato Pretty Cure Miracle Lap Mirai Tono Fushi na Inichi. Di conseguenza questo rende Harry Good la prima stagione in cui film indipendente uscirà dopo la fine della stagione, con la serie successiva Tropical Rush Pretty Cure in corso. 3. Questa è l'unica stagione fino ad ora che ha dato i compleanni ufficiali alle mascotte delle Pretty Cure. Abbiamo Rabirin il 3 marzo, Peggy Tan il 25 aprile, che è anche la giornata mondiale del pinguino. Niatoran il 22 febbraio, che è la giornata del gatto in Giappone. E Latte il 1 novembre. 4. Il titolo della stagione è una combinazione tra la parola guarigione e sentirsi bene. 5. Early Good stava quasi per chiamarsi Cure Touch Pretty Cure, ma è stato scartato come nome per la presenza della parola cure due volte nel titolo. Per andare avanti vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e, se non lo siete già, iscrivervi al canale per altri video su Pretty Cure e anime manga e altro ancora. Ma ora andiamo avanti. 6. Azumi è il primo spirito a diventare la Cure nel franchising. È anche la prima Cure viola ad avere i capelli biondi da civile. E anche fisicamente la Cure più anziana, avendo 20 anni. Ma essendo uno spirito, in realtà è la Pretty Cure più giovane della serie. 7. Questa è l'unica stagione a non avere un episodio natalizio. 8. Questa è la prima stagione dai tempi di Go Princess Pretty Cure a non avere un salto nel tempo. 9. Secondo l'intervista alla rivista Animage, lo sviluppo del personaggio di Hinata è stato influenzato dalla pausa che la stagione ha dovuto prendere a causa del virus. Infatti ci sarebbe stato un episodio di moda con lei protagonista, che non ha mai uscito. 10. I compleanni. Cure Grace 9 marzo, Cure Fontaine 21 agosto,
Cure Spark 4 ottobre e Cure Heat 16 agosto. Se ti è piaciuto il video e ti piace il Pretty Cure, sul mio canale ci sono altri video curiosità sulle varie teme e anche sui compleanni. E ora, bye bye!